oggettivamente questa cosa nelle persone che fanno un certo tipo di vita ti rende ridicolo. Cioè, ieri Buzzi ha detto una cosa serissima, ma la percezione di Massimo in un certo tipo d'ambiente, ma certamente non è quella che avete voi. Cioè, è una cosa ridicola, cioè, questa percezione, questo fatto di creare questa situazione di infointrattenimento in cui da una notizia si crea una finta leggenda soltanto per vendere libri, per vendere giornali, per fare filmetti. Mi rompevano tutti le palle con sto nero di romanzo criminale, col samurai, con tutte queste cose. Ma di che cosa stiamo parlando, Presidente? Questa qua... Non so neanche come definirla questa cosa qua, guarda, non so neanche come definirla. Ma era motivo di ironia tra di voi, tra lei, ma tra c'è, Buzzi, ma ne certo, parlavate ma di questa cosa, la prendevano... Mi ci prendevano tutti per il culo, detto proprio in inglese mi prendevano per il culo per questa cosa. Scusi Presidente, ogni tanto qualche parolaccia la dovrò dire, perché mi ricordo lo slang stradale, allora devo dire qualche parolaccia, mi perdonerà. Tutti mi prendevano in giro per questa cosa, cioè... Ma le pare la storia del samurai, il nero, tutte queste cose? Pure Bolla giustamente mi prendeva in giro. Quando è arrivato c'è il nero del romanzo criminale, quello ha detto le cose, ma chi c'è Scamarcio? Pure lui, giustamente. Beh, era da parte di tutti un modo, cioè, chiaramente chi mi conosceva sa perfettamente come sono. Adesso qui non è che sto dicendo che io sono una mammoletta, Presidente, non ci stiamo a prendere in giro, però... Cioè, se io fossi quello che raccontano, Presidente, e volerei via dal 41 bis, volerei proprio, perché evidentemente sarei Superman. Io stavo tutti i giorni sul giornale, per un motivo o per l'altro, cioè, e se non stavo sul giornale mi parlavano della serie, e se non era la serie su Sky, era la seconda serie su Sky, e poi era il libro romanzo criminale, poi il film romanzo criminale, cioè, era un continuo, cioè, io sono diventato una macchietta. Io sono diventato una macchietta, chi è che me conosce sa che è una macchietta, capito? Cioè, è una cosa che non mi fa per nulla piacere questa, perché non è una cosa che ti dà interesse, ti dà potere, è una cosa che ti fa diventare un deficiente rispetto alla gente dell'ambiente tuo, questa è la verità. Quando Buzzi dice che i detenuti della 29 giugno mi consideravano una persona normale, uno come loro, oppure dice la verità, perché certamente loro non avevano la percezione che può avere la gente, cioè, c'è la verità e c'è la verità romanzata, questo è infointrattenimento, cioè, questa è la realtà. Con tutto, io non è che sto qui dicendo Carminati arrivate la mammoletta, no, io sono quello che sono, io ho fatto la vita che ho fatto, ma non c'entro niente con romanzo criminale, con samurai, con tutte queste puttanate. Cioè, non, mi dis- Presidente, mi scuso se mi sfugge la parola, ma è così. Cioè, però la katana gliel'hanno regalata. Ma sa quando me l'hanno regalata? Non era una katana, era una cosa che serve a sfilettare i tonni, Presidente. A sfilettare i tonni, è una spada che serve a sfilettare il tonno, me l'hanno regalata per prendermi in giro quando è uscito il libro di Bonini. Quando è uscito il libro di Bonini mi hanno regalato questa cosa, questo strumento che serve per sfilettare il tonno. Sta sequestrata, se andranno a vedere vedranno che quella cosa lì. Ma quale katana? L'hanno fatto, quando me l'hanno regalata? Chi me l'ha regalata? L'ha fatto per prendermi in giro, Presidente. Chi gliel'ha regalata? Era regalata Lorenzo Cola, una persona che mi ha presentato Marco Iannini. Però me l'hanno regalata per prendermi in giro dopo che è uscito il libro su Burra. Senta, c'è una intercettazione ambientale a RIT 1636, progressivo 11097 del 27 settembre 2013, in cui lei brugia Riccardo, un uomo non identificato, e una certa Lucia, che poveretta è la cameriera del bar di Vigna Stelluti, che compare solo per portarvi da mangiare, però viene identificata pure lei come Lucia, ma non partecipa, sì, alla conversazione. Commentate proprio, sì, il libro su Burra. Non credo che lei, sì, abbia il testo. Però no, non ce l'ho. Se la ricorda, gliene leggo alcuni passi. Ma legga, io lei non dice ce l'ho. 500 pagine a uno del Ross, sì, mi dà una macchinata qui a Corso Francia. Sì, era così. Uno del Ross, sì, uno del Ross. Sì, aspetti un attimo, un mi faccia prima leggere una parte del dialogo e poi lei fa le sue osservazioni.
Sì, sì, uno del ROS, un capitano con cui io mi ci azzuffo, o un capitano, un colonnello. No, anzi, io tento di mettere sotto a lui, che lui sta con la Vespa, però poi io mi fermo al semaforo e lui viene lì e mi acciacca lui. Poi non si comprende. Una cosa, guarda, una cosa, aspetti. Ma un giorno me lo leggo con calma. Adesso sto prendendo una copia, la voglio mandare all'avvocato, ma non perché, perché tanto non gli puoi fare niente proprio. Quella, per quella storia, un'idea romanzata. Io gli dico, fa una pippa, mi può servire, perché siccome ho la querela con quello che mi ha fatto il re di Roma, quello lì dell'Espresso, mo l'hanno fissata per il 10 dicembre, siccome molte cose sono proprio identiche, uguale, tu hai sparato il tiro, capito? Hai sparato il tiro per lanciare il libro, capito? A noi ci hanno rotto solo con i processi civili, è una cosa delirante, guarda. La voce non identificata, no, ma poi che cos'è il fenomeno della cosa lì, della bandaccia, va a finire in macchietta, e lei, bravo, mo il bello comincia, mo comincia, perché si stanno a preparare un'altra cosa, perché questo qui è fatto proprio, poi c'è qualche cosa che non si capisce, che non si comprende, poi lei dice, mi rompe proprio perché i riferimenti questa volta è sbagliato veramente, a parte il personaggio fa proprio riferimenti specifici, cioè stiamo dal benzinaio di Corso Francia, se lo sono comprato, capito come stanno, addirittura qui mi verrebbe fuori il colonnello, una cosa non ho mai riconosciuto, una cosa ridicola. Sarà Macilenti, eh? Sarà Macilenti il colonnello. Se il samurai è Carminati, il colonnello sarà Macilenti, che in quel momento stava facendo l'indagine. E poi lei dice, ma io glielo mando a dire, dico, dottore, lei ha ragione, io avrei dovuto essere come il samurai, così menavo uno, magari. Ammazzavo tutti e non avevo manco 4 anni e mezzo. Brugia, pigliavi una bella spada, già gliel'ho mandata a dire, mi ha detto, se vuoi scherzare, pigliavi la motosega, poi qui... Sarà il vostro linguaggio da strada, ma tante cose non si capiscono. Vabbè, era un continuo questa cosa, avvocato, cioè era un continuo, cioè non è che quando finiva con la serie cominciava un'altra serie, adesso, ma tra l'altro il trend è quello, continua anche adesso, avvocato, ci saranno i seguiti, ci saranno le cose, cioè stanno in cantiere, credo. Ci saranno i cantieri, ci sta la serie, c'è sta la serie su Netflix, poi ci sarà un'altra serie e continua. No, guardi, stranamente la stanno per pubblicare proprio oggi, la stanno per presentare, allora, il seguito. Passiamo dallo scritto al parlato adesso. Sicuramente il giorno della sentenza. È l'ennesimo delirio. Ci sarà sicuramente qualcos'altro, non c'è problema, e ormai è così, ormai mi sono abituato, ho detto non mi interessa più di tanto, insomma. Certamente è una cosa che mi ha dato molto fastidio, perché ha ridicolizzato comunque la vita da agente, non solo la mia. Senta, ma ne avevate parlato anche al distributore di benzina? Ma tutti sapevano questa cosa. Perché Brugia qui poi nel prosieguo di questa ambientale dice, non lo so, fai un po' come ti pare, ride. Qui abbiamo Suburro, no vabbè, Suburra. C'era Bobbo che oggi gli ho detto, Abbo, sei in un libro. Lo sai che mi sa che gli è ritornata la febbre? L'herpes, gli è venuto l'herpes. Ma sì, sicuramente. È sempre quella. Però è voglio molto dire, lunga. Tutti si compravano un libro per vedere se fra i personaggi c'erano pure loro, ma era una macchietta. Certamente era significativo che si parlasse del benzinaio 2 anni prima degli arresti, quindi evidentemente diciamo c'è stato perlomeno una fuga di notizie, diciamo. Cosa che è stata esclusa ampiamente dagli operanti in questo. Ma è per questa ragione che Cola le regala certamente. Mi manda la spada, per piamme per prendermi in giro, ovviamente. Guardi che a me mica. Sì. Oltre che per sfilettare i tonni, una consultazione di internet dice che la katana è l'arma in dotazione degli ufficiali giapponesi. No. Fino alla prima guerra mondiale. No. Tipi. No, presidente, la katana è una cosa che serve per sfilettare i tonni. No, io dico una cosa diversa, chiedo scusa presidente che non mi sono fatto capire. La katana è la spada dei samurai.
la katana, non del 1800, la katana. Gli ufficiali dell'esercito giapponese. No, ma la katana è dal 1400 che viene usata dai samurai. Con capacità offensive. Siccome lei ce la descrive come un altro tipo, allora ci spieghi meglio questa cosa. Allora, presidente, la katana è l'arma dei samurai, è la spada dei samurai. E non è che dal 1800, è la spada dei samurai dal 1200. Sì, è la spada, quello che mi hanno regalato a me è la cosa che serve per sfilettare i tonni. Presidente, ce l'avete sequestrata, la faccia portare in aula e vedrai che non è una katana. Io le chiedo solo un Ci dovrebbero essere anche la spiegazione sopra, perché io non l'ho mai levata. Sopra ci dovrebbe essere attaccato un cartellino che spiega esattamente a che cosa serve quello strumento che mi hanno sequestrato. Chiarimento. Ma certamente, ma non era certamente una spada da samurai particolare. Ma certo, ma non era proprio una katana quella che mi è stata regalata. Io so bene che cos'è una katana, so anche quanto costa una katana. Io presidente, non lo sapevo, sono andata a controllare su internet. No. Io non so esattamente come. Vabbè, presidente, ma a prescindere da quello che sia questo oggetto che le è stato regalato, la ragione è che lei veniva identificato nel samurai del libro su Burra? Ma certamente, il samurai sono io, cioè, è ovvio, nel libro ovviamente, magari fossi io, ma non sono, purtroppo non sono un samurai. E nel libro viene investito dal colonnello del Ross? Sì, dal colonnello Macilenti probabilmente. Ho quindi capito. Devo stare attento quando attraverso la strada.